Siamo qua con l'architetto Morana di Bagheria, il 20 di giugno 2010, in occasione della commemorazione della strage di Muratsurotto del 17 giugno 1945. Architetto, noi siamo oggi qua riuniti per questa commemorazione. Certamente, come ogni anno veniamo qua a Randazzo a commemorare i nostri eroi. Questi eroi hanno consentito lo statuto dell'autonomia della regione siciliana. In un momento particolare come oggi è venuto proprio il tempo che queste persone vengano dichiarate eroi dalla regione siciliana, perché tutto quello che hanno messo i segreti di Stato su questa cosa a noi adesso non ci soddisfano più, perché fino a oggi questo è un fatto privato nostro, non è un fatto pubblico. Che noi veniamo a commemorare dei morti, ma questi morti sono ritenuti dei banditi, sia dallo Stato italiano, sia a livello internazionale. Mi sembra che sia giusto, infatti anche gli eredi, la figlia di Antonio Canepa, non vengono più qua. In queste circostanze proprio perché spesso molte partitelle politici che stanno uscendo fuori oggi, compreso quello dell'autonomia, non fanno altro che voler fare una speculazione politica per questi uomini. Questi uomini invece hanno bisogno qua di essere solo commemorati. Noi ogni volta veniamo qua semplicemente per chiarire questo fatto. Nel momento in cui saranno eroi, allora questo diventerà un posto pubblico. Diventerà un posto dove potranno venire tutti, ma fino ad oggi questo è un posto che commemoriamo solo noi, sicilianisti, siciliani, siciliani che crediamo nei valori, che crediamo nella Sicilia indipendente. Va bene, architetto, che cosa ci dice di questa situazione della Sicilia in questo momento? Quale prospettiva abbiamo rispetto ai governanti dell'isola, in questo momento che Lombardo sta cercando in tutti i modi di mantenere il governo e il potere a Palermo? Ma guarda, in questo momento non è un momento solo per la Sicilia, è un momento di estrema catastrofe a livello internazionale. Io non sono un catastrofista, ma è un'analisi regolare, perché il mondo occidentale è andato a farsi friggere. È andato a farsi friggere perché dopo 60 anni di guerra fredda, noi adesso ci troviamo in una crisi irreversibile quasi di tutto il sistema, quindi che cerchino di arroccarsi su queste cose, abbiamo bisogno di un progetto nuovo che è mondiale, dove tutti i popoli confluiscano e confluiscano in una maniera serena per la pace futura. Va bene, grazie architetto.